Amici di News Biella, eccoci ancora in diretta con voi. In questo momento siamo in compagnia del sindaco di Biella, Marcio Olivero, che saluto. Salve sindaco. Saluto a voi. E del sottosegretario. Buongiorno, buongiorno. Andrea Del Mastro. Allora, prima, durante il taglio del nastro, sottosegretario, abbiamo parlato del grande valore di questo settore, questo comparto, parlando a nome del ministro Lollobrigida. Ribadiamo un attimo questo concetto. Il ministro Lollobrigida ha conferito entusiasticamente il patrocinio a questo evento, perché è un evento che racconta sapori, saperi, colori, odori dei birrifici artigianali, per il tramite delle quali si racconta quella biodiversità straordinaria con un segmento essenziale, sia identitario che economico e turistico, dell'Italia, della nostra Italia e anche del Made in Italy. Abbiamo superato il Giappone, siamo il terzo esportatore mondiale, pur essendo una nazione piccolissima, perché ci sono saperi artigianali che si coniugano con la cultura, con l'identità, con il turismo, soprattutto quello esperienziale, che è ciò che il mondo cerca, ci invidia, ma che se vuole trovare deve venire qui. Ecco, sottosegretario, una battuta proprio perché il dato di terzo paese esportatore circola questi giorni in maniera insistente. Da quanto non riuscivamo ad avere un risultato così a livello italiano? È un record storico per un paese che si è sempre contraddistinto nell'export, ma che quest'anno, con un governo che è stato al fianco delle imprese, al fianco della produzione, al fianco della capacità di assunzioni con contratto a tempo indeterminato con la detassazione e ancor più promuovendo all'estero il valore del Made in Italy, e in fin dei conti un governo di patrioti che avvertono il brivido sulla schiena quando si parla di Made in Italy, sono state miscele esplosive per farci scalare la terza posizione, un record storico mai conseguito nel corso della Repubblica Italiana. Bene, sindaco Marcio Olivero, invece qua parliamo della città, di una città che ospita sempre più grandi eventi che sono importantissimi per l'indotto. Quanto è importante un indotto di questo tipo su Biella? È fondamentale ed è per questo che noi siamo felici di ospitare Bolli di Malta, questa ottava edizione. L'ottava edizione che ha visto comunque una crescita costante negli anni e che, come diceva prima il sottosegretario, oggi vede anche il patrocinio del Ministero e il riconoscimento da parte della Regione di Bolli di Malta come uno tra i 10 eventi più conosciuti e più importanti della Regione. È evidente che questi sono riconoscimenti che i nostri organizzatori, ai quali va il nostro ringraziamento, con tutti gli operatori e i volontari che consentono la realizzazione di questo evento, sapranno sfruttare, perché già quest'anno i numeri sono importanti, 24 birrifici, di cui 4 locali della nostra zona. Lo scorso anno si sono registrate oltre 110.000 presenze, quindi numeri importanti che certamente ci consentono di vedere al futuro con ottimismo, e siamo certi che gli organizzatori, con l'appoggio che c'è stato fino ad oggi di tutti i partner, di tutti gli sponsor, del Ministero, della Regione, del Comune, sapranno sfruttare per crescere ulteriormente a Biella e fuori i confini di Biella. Ma sindaco, brevemente, non è tutto qui, perché avete veramente un novero di manifestazioni già pronte e molto importanti. Allora, certamente la più importante che abbiamo in calendario, nessuno si offenderà, è chiaramente il raduno degli alpini del prossimo anno. Ci stiamo preparando, ci stiamo attrezzando, è un appuntamento importante che noi vogliamo approcciare con la massima attenzione, con la massima professionalità. Sappiamo che è una vetrina importante e anche lì sapremo comunque dimostrare che Biella e i biellesi sanno lavorare bene e sanno farsi amare da quanti vengono a contatto con il nostro territorio. Parlavo poco fa con una persona non di Biella, tra l'altro faccio presente che due dei volontari sono di Roma, perché hanno sentito, dopo aver conosciuto lo scorso anno questa manifestazione, hanno voluto partecipare alla realizzazione. Questo è importante. Poi parlavo prima con una persona non di Biella che diceva: la sto conoscendo in questi giorni ed è fantastica, bellissimi posti, e io ho aggiunto sì, è raggiungibile in pochi minuti, e lui ha dovuto darmi la ragione. Noi abbiamo una fortuna immensa, vivere in un territorio fantastico, sapremo promuovere queste nostre peculiarità e sapremo davvero in futuro far conoscere e far amare e apprezzare al di fuori dei nostri confini la nostra città. Grazie, noi di News Biella continueremo a seguire tutti i vostri eventi. A tra poco.